chi mi conosce da un po' di tempo sa che sono un grandissimo appassionato della saga di Metal Gear. Del tipo talmente fan che si commuove non appena sente la colonna sonora. Partiamo dall'inizio. La mia storia con Metal Gear parte dal 2008, quando la mia vita era ancora pettinatura leccata di mucca e occhiali tondi. Cosa cazzo sto guardando? Comunque, quell'anno era uscito Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, del quale avevo sentito solo commenti positivi. Poi per un bambino di 12 anni vedere una copertina che quando la guardavi ti diceva comprami o ti sfonderò il culo mentre dormi. Andava bene. Ma la cosa che più mi attraeva era il simbolo del 18+, che fino allora il mio limite era rimasto al Crash Bandicoot della PlayStation 2. In ogni caso, quel simbolo era la libertà. Certo, ai miei tempi 18+ significava però più donne nude, che era comunque libertà. Così, con il consenso dei miei genitori, lo prendo, lo gioco. Ed è amore a prima partita. Credo che mai nella vita nessun gioco sia riuscito a colpirmi tanto come Metal Gear Solid 4. Mi è rimasto così impresso che appena finì di spippettarmi sul 4, tanti fazzolettini sono stati sacrificati per questo. Questo non è molto. Andai subito a procurarmi gli altri 3. Madonna la cotoria. Ci passai i secoli. Dopo aver finito tutti i 4 almeno una miriade di volte, tipo il 4 l'avrò finito 6-7 volte e ci gioco tuttora. Ci fu un periodo in cui lasciai i dischi a riposo, anche perché si stavano squagliando da tutte le volte che li avevo messi nella console. Quindi li lasciai andare via per un po'. Fino a un anno fa. Signori e signori, la Hideo Kojima è lieta di presentare Metal Gear Solid 5. Io ho preso la notizia con estrema calma. Ok, va bene, non è vero un cazzo, eri eccitato come una scolare terrapato, ok? Talmente eccitato che andrei a cercare il più possibile al costo di sputtanarmi la trama. Quindi vengo a sapere che la Hideo Kojima ha diviso il gioco in 2 capitoli, Ground Zero e The Phantom Pain, e che il primo sarebbe stato soltanto un prequel del secondo. E io, ovviamente, ma vai cazzo, doppio guadagno! Certo, poi mi chiedevo perché Ground Zero costasse soltanto 40 euro. Ehi, ma è Metal Gear, lascia correre. Perciò passai 4 mesi successivi a sbavare la notte sulle immagini dei trailer, facendomi vedere immagini come queste. Finché il giorno arrivò e non ci fu più pace per nessuno. Dai al primo negozio di videogiochi che trovai sulla mia strada, ricordandomi della prima volta che avevo preso 4, l'ho presi. Lo giocai. L'ho finito un'ora e mezza. Allora, non rendendomi ancora del tutto conto di cosa fosse successo, mi dico, ma magari sono io che l'ho giocato troppo in fretta in preda all'emozione e l'ho finita subito, come la prima prestazione sessuale di un ragazzo. Comunque, ritorno al menu e guardando in giro scopro una verità che purtroppo fino ad allora avevo ignorato. Le missioni del gioco sono 4. Sono solo 4. 4 e basta. Più una sbloccabile, ma vabbè. E di queste 4 meravigliose missioni... No, davvero, le missioni sono carine. Sapete quante sono quelle che ti svelano qualcosa nel vero gioco? Una. Una e basta. Gli altri 3/4 sono lì solo per bellezza. Solo per bellezza. Allora, non fraintendiamo, il gioco in sé mi è piaciuto. E come non avrebbe potuto in fondo il Metal Gear, no? A parte il fatto che... Hideo Kojima, te lo dico così, te la butto. Questo non è un prequel. È una cazzo di demo. Una demo. 6 anni ad aspettarlo e mi presentano una demo. Vabbè, scusa, se ti hanno fatto pagare 40 euro ci sarà un motivo. Certo, se vivi nel mondo di Peppa Pig. Io sono Peppa Pig. E questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà Pig. Spero che moriate in un incendio provocato dalla vostra stupidità. Ad esempio, se nella presentazione di un gioco mi fate vedere questo. And what you're seeing on the screen right now is the Fulton Recovery System. Players who have played Peace Walker should be familiar. O questo. È ovvio che uno si prende bene, no? Ma se dopo uno spende 40 euro per comprare un gioco legato ad affetti personali,
e di queste cose non te ne fanno fare neanche mezza, uno ti si sente del tipo: ok, non ho trovato la vasella, ma ti voglio inculare comunque. Wow, grazie Hideo Kojima! Beh, ma allora c'è comunque l'open world, no? È comunque una bella innovazione. Ah, già siamo promessi l'open world! La missione è ambientata tutte nella stessa base. Sì, ma vai tranquillo, eh! È ambientata in 5.000 ore del giorno! Non importa quanti componenti aggiuntivi metti! Non mi importa quanti segreti nascosti ci sono nella mappa! Non mi importa se si può usare Raiden in una missione! Ma perché si può usare anche Raiden? Sì! Perché rimarrà sempre una cazzo di demo per i quali ho speso 40 euro in tasca mia! Quindi, per riassumere, la Kojima mi ha stuprato mentre dormivo? E non ha neanche richiamato. E siamo arrivati alla fine del video. Io vi ringrazio per aver seguito la prima puntata del Games Report e vi invito a condividerlo con l'amico, il cane o magari il pesce rosso. Aspetta, la tagliamo. E vi chiedo, c'è un gioco o qualcosa in generale nel gaming che vi fa incazzare? Scrivetemi o mandatemi un video gameplay o di altro qui nei commenti. Io vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana. Tu se vivi nel mondo di Peppa Papa Fia, sì, Papa Fia, stavo dicendo Papa Fia! Cazzo, mi sono dimenticato di registrare! Cazzo, sto registrando! Così vengo!